Nel 1999 ho chiamato Lucio e gli ho detto: Lucio, ma tu, 1999 non ti dice nulla? E dice: è rimasto un attimo perplesso. Dice: ho fatto una canzone nel 1999. Dico: non solo hai fatto una canzone, ma il tuo primo album si chiamava 1999 ed era il 1967. Ma ti ricordi cosa hai cantato? Era un testo spettacolare. E dice: ah sì? Dico: cavolo, Lucio, ma non ti ricordi? Dico: ma perché non vieni a farla da me? Ma io non l'ho mai fatta dal vivo. E dico: vabbè, vieni lì, piano e voce. Ma me la devo preparare, me la devo ascoltare. Vieni. È venuto a Roxy Bar e mi ha fatto 1999, l'unica volta che l'ha fatta dal vivo. Te ne faccio vedere un pezzettino. La versione integrale di tutto quello che ci va con la splendida intervista che c'è, la trovi su redronny.tv. Ascolta il testo di 1999. C'è un artista straordinario, straordinario perché un artista non lo si misura per le cose che canta o che scrive in quel momento. Un artista lo si vede a lunga scadenza. Tant'è vero che ci sono stati degli artisti, se pensate ai tempi di Mozart era più famoso Salieri, oggi tutti sanno chi è Mozart, Salieri ci voleva un film per far capire chi era Salieri a quel periodo. Perché sto dicendo questo? Perché molte volte delle canzoni diventano estremamente profetiche e diventano anche, acquistano col tempo una bellezza indescrivibile. Io vi sto parlando di un artista molto strano, poi capirete perché inizio questo discorso. Pensate, nel 1966, cioè praticamente 33 anni fa, venne fatto un album che era 1999. Eccolo qui. Il disco era di Lucio Dalla. È un disco tutto molto strano, ma c'è una canzone, a parte i titoli, tipo LSD, tipo Mondo di Uomini, Tutto il male del mondo, La paura, Io non ci sarò, Cose che vuoi, eccetera. C'è un brano che è il brano 1999, come nel 1966, 33 anni fa, Lucio Dalla vedeva questo anno che stiamo vivendo. È bruciato anche l'ultimo fiore, grigio fumo il colore del sole, sarò solo in un mondo che tace, finalmente è scoppiata la pace. Aspettavo che venisse il momento, ora parlo solamente col vento, finalmente questo mondo è più bello, il fratello, più non odia il fratello. È bruciato anche l'ultimo fiore, grigio fumo. Aspettavo che venisse il momento per parlare solamente col vento. Come può una canzone scritta 33 anni fa suscitare ancora? Ma no, una canzone d'amore, sai, l'amore è un sentimento che c'è sempre, ci sarà sempre. Questa è una canzone di dramma, di attualità, di. Come può? Perché un artista riesce, e non solo, poi ascolteremo un pezzettino di Enna o del Treno.
Ma guarda, io ho sempre avuto, cioè c'è forse una cosa da dire, probabilmente io ho avuto sempre la sindrome del deficiente, fin dall'inizio della mia storia, carriera, nel senso che in qualche modo trovavo sicuramente più interessante l'istante dopo all'istante che vivevo. Non ho avuto mai un grande fascino, il passato non ha esercitato un grande fascino su di me, non ho mai, il contemporaneo mi diverte perché è già un piede sul futuro. Il futuro che non è un futuro di fantascienza, anche se francamente nel 66, il 99 era, pensa che era di moda il romanzo di Orwell, il 1984, il 99 era già una data che comunque faceva pensare a mutazioni, a spostamenti, a cose. E allora il divertente è quello di, ma non è solamente quello, il motore del 2000, futura, telefona tra 20 anni, l'anno che verrà, adesso poi non mi ricordo mai neanche i titoli delle mie canzoni, Come profondo il mare, tutte ipotesi di mutazioni, di composizioni sociali diverse. 1999 era una data fatica, tant'è vero che una delle mie grandi passioni, che è Prince, il più grande successo, il primo grande successo di Prince era appunto 1999, quindi non è che lo, è una cosa che c'è un po' in giro. D'altronde l'artista è un poco cieco, l'artista non sa leggere molto bene il presente, ha una grande tensione per leggere l'istante dopo.